Ben ritrovati, ecco a voi le notizie del TG Web del mese di agosto con le notizie di luglio. In occasione della 19ª edizione di Musica nelle Corti di Capitanata, organizzato dal Conservatorio di Musica di Foggia, si è tenuto nella serata di sabato 4 luglio, nella chiesa di Sant'Antonio a Deliceto, un concerto spirituale con organo a canne del Settecento, eseguito dal maestro Pierandrea Gusella. Nella serata di sabato 11 si è tenuta nella splendida cornice del Castello di Sant'Agata di Puglia la cerimonia di premiazione dei lavori eseguiti dai volontari del Servizio Civile della provincia di Foggia nell'anno 2014-2015, dal titolo Il folklore tra cultura pagana e mondo cristiano. Il progetto, realizzato dalla volontaria Antonella Catenazzo, operante nella Pro Loco di Deliceto, in collaborazione dell'OLP Benvenuto Baldassarro e dal formatore Paolo Pacella, è stato premiato, risultando nei 5 migliori elaborati, con il testo L'Icunduru Fuguril, un interessante assemblaggio di racconti fatta tra la popolazione anziana delicetana. Ottimo supporto didattico per la scuola primaria. Presentato nella serata di domenica 12 luglio nel cortile del Castello Normanno di Deliceto, alla presenza di un folto pubblico, il CD musicale del laboratorio Ora Folk, Tarandaunia. Noi abbiamo all'incirca oltre 100 ragazzi con adulti e famiglie intere che comunque fanno parte di questo oratorio. È una grossa soddisfazione essere stasera qui per questo evento, perché è ciò che forse stavamo pensando già da un po' di tempo ed è anche un obiettivo che i ragazzi secondo me prenderanno la cosa più seriamente, perché vedono realizzare a modo di gioco anche un impegno e rafforzerà sicuramente. Poi i ragazzi si sa, vanno e vengono. Come nasce l'idea di registrare su un supporto diciamo, tutto il vostro lavoro? L'idea è vecchia di 40 anni, però grazie a questi giovani adesso è una bella realtà, perché i giovani in questi 4 anni di lavoro di Ora Folk si sono impegnati veramente alla grande e meritavano un ricordo indelebile. Un ricordo, diciamo, per loro e anche qualcosa di importante da lasciare al futuro, giusto? Certamente, perché abbiamo depositato presso il Ministero dell'Economia il logo della tarantella dei Monti Down. Il Gargano c'ha la sua tarantella. La Campania c'è la Damurriata, il Salento c'è la Pizzica, occorreva un ballo che identificasse il nostro territorio e quindi abbiamo creato la Tarandaunia, Tarantella dei Monti Dauni. Il logo è stato realizzato da un delicitano doc proveniente dall'Accademia delle Belle Arti, Paolo Di Leo, quindi insomma è nato tutto qui, tutto a Deliceto. Tutto all'interno di Deliceto, tutto all'interno diciamo, del laboratorio Ora Folk. Qual è stato l'impegno, diciamo, di questi ragazzi e anche vostro? Sì, le canzoni sono state composte tutto all'interno del laboratorio e i giovani stessi hanno provveduto all'arrangiamento. Il direttore artistico è stato Domenico Petrella, quindi noi adulti abbiamo dato solo il supporto. Cosa significa far parte di questo progetto? Allora, se incominciamo dall'inizio, cioè all'inizio era tipo un gioco, una cosa per questo, per superare, anche per passare le giornate, però poi abbiamo capito anche insieme, stando insieme, che si poteva costruire qualcosa di più importante, anche per Deliceto. È cominciato come un gioco, però piano piano ci siamo incominciati a appassionare e per questo è diventata per lo più una sfida che siamo riusciti a portare avanti anche grazie all'aiuto di Benito, che conosciamo tutti, e grazie all'impegno però di ciascuno di noi. E credo che oggi sia una giornata importante perché, come sappiamo, siamo il primo gruppo di Deliceto ad aver prodotto un CD musicale iscritto alla SIAE e quindi è un grande obiettivo oggi per Deliceto e per la musica folk dei Monti Down. Far partire l'Ora Folk è stato il coronamento di un sogno
di una vita. Comunque, essendo stata sempre a contatto con un gruppo folk di Mastricchi, prima di questa, adesso sviluppare questa nuova idea, che per noi è stata un proseguire di quella che erano le tradizioni nate 40 anni fa, perché prima il primo gruppo folk è nato appunto con Giovina Petrella, mio padre Benvenuto Nigro, 40 anni fa, ed è stato un proseguire. È stato emozionante perché abbiamo visto una risposta molto entusiasmante da parte dei ragazzi, pure i ragazzi piccoli, i bambini. È stata davvero una bella emozione, una bella esperienza. Presso la nuova Sala Europa è stato presentato nella serata di venerdì 17, a cura di Padre Martino, della comunità mariana Oasi della Pace del Convento della Consolazione, l'interessante Festival Internazionale dei Giovani che si terrà dal 13 al 16 agosto presso il Convento della Consolazione. Inaugurata sabato 18 nelle sale del Castello Normanno Svevo di Deliceto, una mostra d'arte e fotografia Tra il cielo e le terre dell'arte, ideata da Spazio 55 Arte Contemporanea con il sostegno della Fondazione Banga del Monte di Foggia e con il patrocinio del Comune di Deliceto. La mostra resterà aperta fino al 20 settembre nelle serate di sabato e domenica. Inaugurata domenica 26 la Casa di Riposo Futuro Sereno della Fondazione Giuseppe e Serafina Buonuomo di Deliceto, con benedizione della stessa di Don Leonard Camanzi. Sono intervenuti Giovanni Pizzarro, presidente, Antonio Mondanino, sindaco di Deliceto, Giacomo Rizzitelli, geriatra, Lina Appiano, esperta politiche sociali, Elena Gentile, europarlamentare. Oggi finalmente inauguriamo questa nuova struttura. Che cosa significa? Mi è piaciuta la tua parola finalmente. Non so se è stato un caso o sì, dico, inauguriamo oggi una festa, quindi questa festa, l'inaugurazione della Casa di Riposo. È un'attesa che Deliceto l'aspettava da un tempo, con tanti sacrifici, difficoltà e disagi, si è riusciti a completare quest'opera, che è un'opera, perché noi in realtà parliamo di un'opera, e risaliamo forse a un secolo fa, quando Giuseppe Buonuomo volle la sua opera, l'orfanotrofio. Però l'evoluzione dei tempi, l'evoluzione della storia, ha fatto sì che forse non parliamo più di orfanotrofio, oggi si parla di una salvaguardia, di un rispetto, di uno sguardo ai nostri anziani, le nostre persone che forse possono vivere con la solitudine, e allora la casa di riposo, ecco che cos'è? In realtà la casa per simbologia è la protezione, la casa è dove uno si sente tranquillo, custodito, protetto, quindi la casa di riposo nel rispetto di quell'opera che Giuseppe Buonuomo ha voluto è la continua di un bene che bisogna portare avanti. A quando, diciamo, poi l'entrata effettiva in servizio di questa struttura? La struttura proprio come casa di riposo ufficialmente è aperta. Questa giornata di festa, questa inaugurazione è proprio il segno che l'opera è completata. Quindi possiamo dire, aspettiamo gli amici, forse amici meno giovani, posso dire, però sono loro che poi saranno gli ospiti e le dovute attenzioni tocca a noi. Lei, visto la sua esperienza, quanto è importante, diciamo, la presenza di queste strutture sul territorio? Il territorio dei Monti Dauni ha necessità di far proliferare le strutture sociali, sociosanitarie, perché le stesse sono per davvero un'importante infrastruttura, non solo per rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà, delle persone anziane. Sappiamo che questo territorio ha indici demografici particolarmente sensibili sul versante dell'età anziana, ma anche perché queste strutture sono una importante occasione per promuovere nuove opportunità di lavoro.
e quindi servizi alle persone, servizi di qualità in strutture certamente moderne, profumate, che come dire, rispondono ai canoni dettati dalla comunità europea, ma anche, come dicevo, un'importante occasione per consentire ai ragazzi e alle ragazze che hanno deciso di rimanere a vivere qui in questo territorio di costruire il proprio progetto di vita attraverso il lavoro. Così si ripopola un territorio. Questo territorio potrà godere di finanziamenti importanti, decisivi per la messa in sicurezza del territorio, per la sua infrastrutturazione, per dotarla anche di luoghi di socializzazione, per un turismo accessibile. Un'altra idea che possiamo coltivare in questi anni può essere appunto quella del turismo accessibile. L'amministrazione comunale come vede questa nuova apertura? Ma indubbiamente è un'opera, vuol dire, che a Driceto si attendeva da sempre, per cui finalmente è giunto a compimento la realizzazione di questa casa di riposo per anziani, e riteniamo sia, diciamo, un'attività, un servizio appunto che mancava in precedenza e che finalmente viene resa fruibile all'utilizzo, diciamo, collettivo. Noi sappiamo che purtroppo gli anziani di Driceto nei casi di necessità avevano bisogno appunto di spostarsi nelle comunità e nei paesi limitrofi, adesso potranno stare qui a Driceto e vivere, diciamo, questo momento nell'interno della comunità, con la presenza quindi anche dei familiari nell'ambito del comune. Quindi loro hanno ricevuto contributi da parte dell'Unione Europea, il comune contribuirà anche a questo progetto oppure... Sì, il Comune sostanzialmente, a parte il fatto che nell'ambito della fondazione il Comune elegge tre componenti all'interno, elegge tre componenti, è prevista una partecipazione in base a una delibera adottata in precedenza con la quale il Comune sostanzialmente apporta un contributo anche abbastanza sostanzioso, all'incirca di 50.000 euro all'anno per il mantenimento della struttura, a fronte dell'opportunità che ha poi di indicare chiaramente un certo numero di anziani che potranno essere ospitati all'interno della struttura. Per cui è questa la partecipazione assunta in anni precedenti da parte dell'amministrazione comunale e che chiaramente intendiamo mantenere per il futuro. In seguito a contatti tra la Media Service di Roma, una società di coordinamento TV per mass media giapponesi, e la Proloco di Driceto, circa una richiesta da parte dell'NCK, televisione nazionale giapponese, interessate alla registrazione di un documentario per il programma I monumenti più belli del mondo. Venerdì 31 il regista e il produttore nipponico hanno visitato alcuni piccoli appezzamenti di pomodoro del territorio delicetano per visionare e intervistare i produttori su usi, costumi e gastronomia legati a questa produzione. Quest'anno, per la prima volta, l'Associazione Turistica Proloco di Driceto ha voluto associare due grandi eventi di una certa rilevanza storica per longevità sul territorio dei Monti Dauni, la Sagra delle Orecchiette e la Rievocazione Storica, la prima giunta alla 38esima edizione e la seconda alla 33esima edizione. Un connubio tra sapori e storia, organizzato all'interno di una location di tutto rispetto, qual è l'imponente Castello Normanno Svevo di Driceto, un monumento impregnato tra storia e leggende, diventato recentemente location prediletta di tanti importanti registi cinematografici. L'unione di questi due eventi hanno dato origine all'Orecchiette a Corte, rievocazione enogastronomica in costume, tenutasi domenica 2 agosto, con una succulenta cena medievale a base non solo di orecchiette, ma con la riscoperta di un ricco menù della cucina tradizionale dedicetana, accompagnato da un buon calice di vino locale e dai famosi cantucci, importati proprio dalla senese famiglia Piccolomini. Un'occasione per rivivere una giornata particolare del 1400 con Antonio Piccolomini, primo marchese di Driceto, duca di Amalfi, genero di Ferdinando I d'Aragona e nipote di Papa Pio II e la sua corte. Tra balli, giochi, teatro, musica e tanta partecipazione di appassionati. Un grazie va a quanti hanno collaborato e ai tanti visitatori, giunti essenzialmente dalla provincia di Foggia.
lo soldo fisso del feudo di Riceto in terra di Captanata, mi onoro di consegnare a vostra signoria illustrissima la chiave d'ingresso dello castello di Riceto medesimo. Io, Oddone da Venosa, undicesimo vescovo di Melfi in Basilicata, messo di sua santità Papa Pio II Piccolomini, consegno a voi, Antonio Piccolomini, primo marchese di Riceto, la croce reliquaria che il vostro santo zio, il nostro pontefice, vi manda in dono, e vi invito a baciarla e a farla similmente baciare dalla vostra signora consorte, Donna Maria d'Aragona. Ok, un applauso. In nomine Domini, amen. Noi, Antonio De Piccolomini, gran giustiziere del Regno di Napoli e di Sicilia, duca di Amalfi, conte di Celano e barone di Valmaggiore, nel prendere possesso del marchesato di Riceto in terra di Capitanata, giuriamo solennemente davanti a Dio e vescovo inviato dal nostro amatissimo zio e veneratissimo pontefice di nostra Santa Romana Chiesa. Giuriamo che non creeremo molestia alcuna alla Chiesa et al clero tutto di Riceto. Video notiziario, invitandovi a venire a Riceto per assistere al ricco calendario di eventi gastronomici, teatrali, musicali folcloristici, religiosi e in particolare un evento unico nel suo genere, fissato per il giorno 11 agosto con l'inaugurazione del monumento all'emigrante, organizzato dalla Proloco, realizzato dall'artista Cosimo Tiso e fortemente voluto da tanti cittadini emigranti e residenti che hanno contribuito economicamente. Testimonial dell'evento, l'artista Tony Sant'Agata. Un grazie va a tutte le associazioni e al comune che hanno reso possibile questo ricco programma. Questo è tutto, arrivederci alla prossima edizione.